È stato presentato stamattina il servizio di assistenza bagnanti svolto nell'ambito del progetto Spiagge Sicure, coordinato dalla comunità di Valle. Presenti il coordinatore Nico Posenato e l'assessore alla comunità Gianni Morandi, che abbiamo intervistato. I bagnini nelle spiagge dell'Alto Garda tornano a dare sicurezza ai bagnanti. Certo, è partito dalla fine maggio, quindi da giugno fino a settembre avremo anche quest'anno il servizio Spiagge Sicure. È un servizio fondamentale giusto per la sicurezza appunto dei nostri laghi. È un servizio che la comunità gestisce per conto dei comuni, insomma che i comuni partecipano poi dal punto di vista della spesa. Tra l'altro anche sul comune, insomma, di Nago Torbole, del quale sono sindaco, posso testimoniare l'importanza non solo proprio fattiva anche dell'anno scorso e anche degli ultimi giorni su quel incidente che c'è stato lì davanti alla Colonia Pavese, così come l'anno scorso nel potenziare alle foci del Sarca, da un giorno all'altro, vista un po' la pericolosità che si stava un po' delineando su quel tratto dove abbiamo poi tolto quel tappo di famoso isolotto, e in cui abbiamo potenziato, il giorno dopo effettivamente è stata salvata anche lì una persona. Quindi anche solo una persona vuol dire che il servizio, una persona salvata vuol dire che il servizio ne vale la pena a qualsiasi costo, diciamo così, e quindi è fondamentale sotto tutti gli aspetti. Dopodiché, insomma, stiamo anche lavorando, se posso aggiungere solo un aspetto, per prendere in competenza della comunità di Valle anche il servizio, lo chiamiamo Vele Sicure, che è quindi un servizio che non riguarda quindi solo le spiagge per i bagnanti, ma anche a lago, soprattutto nelle stagione bassa, quindi a Pasqua e verso l'autunno, dove noi abbiamo anche il problema, fortunatamente, insomma, delle regate, quindi ci sono parecchie regate anche di livello internazionale, e quindi bisogna garantire anche lì un servizio con i gommoni, un servizio di vele sicure, lo chiamiamo così, e vorremmo venisse trasferito alla comunità anche questo servizio dalla provincia. Sì, beh, allora, servizio spiagge sicure ormai più di 20 anni che è presente sul nostro territorio, in modo particolare nell'Alto Garda e Ledro. E inizia nella sua completezza verso fine del mese di giugno, ma già con l'ultimo weekend di maggio, esattamente il 28 e il 29 scorso, si è iniziati con un prologo sulle spiagge, per la precisione sulle spiagge di Riva del Garda e di Torbole, con l'attivazione di 4 postazioni, che tant'altro hanno visto anche già un primo intervento in spiaggia proprio qua a Sabbioni, da parte del bagnino e di altre persone che erano presenti, che hanno portato anche al soccorso del pericolante le notizie di qualche giorno fa che comunque il ragazzo sta bene, fuori pericolo, quindi va tutta quanta la vicinanza e un augurio di pronta guarigione e anche la soddisfazione e i complimenti ai ragazzi, a chi è intervenuto in spiaggia. Allora, come dicevo, il servizio entra nella sua completezza dal 25 di giugno, dal 26 di giugno per la precisione, quindi con l'ultimo fine settimana del mese di giugno, e copre per la precisione 15 postazioni attive a terra, di cui 9 sono presenti nell'Alto Garda. Per la precisione, qua dove siamo noi a Sabbioni e a Miralago, poi le postazioni di Dulac, di Spiaggia dei Pini 1 e 2, c'è una doppia postazione, per poi andare sulla zona di Torbole con Baia Azzurra, Villa Cian, Colonia Pavese e Concadoro. Oltre a queste postazioni sono presenti anche sul lago di Garda 2 gommoni di soccorso attrezzati per l'intervento in acqua e il soccorso a supporto delle spiagge, con degli operatori qualificati, con a bordo defibrillatore semiautomatico e tutta una serie di attrezzature, necessarie per gli interventi di soccorso in acqua, e oltretutto poi assistenza a coloro che utilizzano il lago di Garda per fare sport acquatici, dai windsurfisti a coloro che vanno con natanti a vela, dato che la navigazione da noi a motore è preclusa. Poi ci sono altre 2 postazioni attive sul lago di Tenno, con lo stesso periodo di attivazione, quindi sempre dall'ultimo weekend del mese di giugno in maniera continuativa, e 4 postazioni sul lago di Ledro. Novità di quest'anno, in accordo con i comuni che finanziano attraverso poi la comunità di Valle che gestisce il servizio, quindi con il comune di Riva del Garda, di Torbole, di Nago Torbole, di Ledro e di Tenno, abbiamo dotato anche a terra di alcuni defibrillatori. Nello specifico ci sarà un defibrillatore a terra nella postazione di Villa Cian, un defibrillatore qua ai Sabbioni, un defibrillatore in più sul lago di Ledro,
che già ce n'era già comunque uno presente, e un defibrillatore già presente anche presso il lago di Tenno. Diamo qualche consiglio a chi viene a fare balneazione sul lago di Garda. Certamente, allora, a prescindere, il servizio è operativo dalle 10.30 la mattina fino alle 17.30 del pomeriggio. E con gli enti hanno deciso di dare come fascia di copertura questa nelle ore, diciamo, principali della giornata. Indubbiamente ci sono alcune regole che devono essere sempre ben presenti, noi le abbiamo anche codificate nelle regole d'oro attraverso un volantino che sistematicamente poi viene anche prodotto e volantinato sulle nostre spiagge, è scritto in italiano e in inglese, dove al suo interno, oltre poi ad avere tutti i numeri di riferimento per la gestione dell'emergenza con i numeri di soccorso, contiene al suo interno una serie di, noi abbiamo chiamato regole d'oro, ma fondamentalmente sono dei consigli pratici per come effettuare una corretta balneazione. Partiamo dal primo presupposto, che l'acqua, se la conosci, è amica, quindi non è un pericolo, bisogna rispettarla, e quindi come tale, quando si arriva in spiaggia, bisogna andare, il consiglio, nelle aree protette, cioè nelle aree dove c'è la sorveglianza balneare attiva, chiedere magari al bagnino informazioni in merito alla temperatura dell'acqua, è la prima cosa, e quindi controllare sulla torretta il colore di esposizione della bandiera, quindi bandiera bianca una certa tranquillità, bandiera gialla attenzione ai pericoli, quindi capire se è acqua fredda piuttosto che moto ondoso, piuttosto che bandiera rossa, dove c'è lo sconsiglio della balneazione. Il bagnino è presente, ma chiaramente la balneazione è preclusa in questi termini. Quando si entra in acqua, a prescindere dalla temperatura, il consiglio è sempre quello di entrare in maniera graduale, cercando quindi di far sì che la temperatura del corpo si abitui alla temperatura dell'acqua, per evitare i cosiddetti shock termici, ma soprattutto entrare in acqua lontano dai pasti. E per pasto non è semplicemente la bistecca piuttosto che il pollo e le patatine, ma si parla di pasto anche quando mangiamo un panino con gli insaccati. Quindi entrare, se si è fatti dei pasti completi, lontano da questi per almeno 3 ore di tempo. Invece se si fanno pasti leggeri a base di pasta piuttosto che di frutta, piuttosto che di yogurt, piuttosto che di cose leggere in questi termini qua, comunque attendere almeno 1 ora e mezza, 2 prima di entrare, e ai primi sintomi in acqua di malessere uscire immediatamente.